Gli interessi dei petrolieri si sono inseriti nel percorso legislativo. Se il percorso legislativo viene inquinato in questo modo, salta il sistema istituzionale. Però, Presidente, e quindi che qua... quello che noi stiamo facendo oggi è proteggere la Costituzione e il processo legislativo attraverso la partecipazione. L'unico vaccino che tiene lontani gli interessi particolari dalla costruzione dell'interesse comune, del bene comune, è la partecipazione delle persone. Però è indubbio che qui oggi si discute appunto di partecipazione dal basso, di programmazione dal basso, ma è indubbio che qui c'è una parte che va convinta non tanto a votare sì o no, ma andare a votare, ed è una parte del PD, parliamoci chiaramente. Allora, io ieri sera ho lanciato un appello a tutti i militanti del Partito Democratico. Fregatevene completamente degli indirizzi che vi danno, peraltro questi indirizzi non sono consolidati in atti statutariamente rilevanti perché nessun organo del partito ha mai approvato l'indirizzo di astensione. Quindi fregatevene, decidete in coscienza, come avete peraltro sempre fatto. Io lo so bene che i militanti del PD non stanno certo a sentire i dirigenti, decidono in loro coscienza. Non abbiate paura, perché sono tigri di carta quelli che vi spaventano e vi intimidiscono per non mandarvi a votare. Fatelo con grande leggerezza, anche perché il problema non è tanto raggiungere il quorum, è portare qualche milione di persone a dire che noi abbiamo un'idea della politica energetica del governo negativa, cioè noi abbiamo l'idea che la politica energetica del paese vada discussa prima nei partiti, nel sindacato, poi tra la gente, nei comuni e poi va definita. Una volta definita e scritta, è un po' come quando si fa la dichiarazione giocando a bridge, no? Delle prese. A quel punto nessuno poi può fare una telefonata e chiedere la modifica della partita, perché la partita è scritta, è stata definita, è strategicamente orientata e quindi è ben fatta di solito e anche molto protetta dal punto di vista della trasparenza e della legalità.